9 anni. Devo dire che, sinceramente, visto che me ne vado, il mondo in questi 9 anni che ho passato alla corte è cambiato, ma non è cambiato in meglio. Sono aumentati i conflitti fra gli stati, dentro e fuori l'Unione Europea. Sono aumentati i conflitti entro le nostre società statuali, dove i sistemi politici si sono radicalizzati, in particolare sui temi valoriali e identitari. A seguito delle azioni russe, il mondo occidentale è più unito che mai e la Russia è più sola che mai. E innanzitutto dobbiamo continuare il nostro sostegno all'Ucraina in tutte le sue forme ed essere pronti a più sanzioni. Direi che posso parlare a nome di tutto il Parlamento nel dire che non soltanto siamo dalla parte di Sanna, ma siamo dalla parte di tutte coloro che sono in politica per i motivi giusti e non devono essere giudicate, non vanno assolutamente giudicate per comportamenti svolti non durante l'ambito politico. Sindaco, guardi noi. Grazie. Qui noi oggi abbiamo l'esempio di una società come Autostrade d'Italia che vuole essere ancora più virtuosa, è in un percorso, la Presidente ha fatto dichiarazioni anche abbastanza importanti, no? Sul rimborso, per esempio, in caso di disagio, ha dichiarato, insieme all'amministratore delegato, che procederanno a aumentare il numero di colonnine. Oggi lungo la rete autostradale abbiamo realizzato sinora 29 stazioni di ricarica elettriche. Il piano è di arrivare a 60 entro la fine dell'anno e poi a 100 per l'estate del prossimo anno. Arrivare a 100 è importante perché avremo così una stazione di ricarica ogni 50 km circa, ubicata appunto nelle stazioni di rifornimento e questo naturalmente consentirà di avere la possibilità di programmare un viaggio sapendo che il punto di ricarica è a disposizione, come dicevo, ogni 50 km. Crediamo anche di aiutare proprio creando dei centri intermodali noi stessi, ma guardando a una esperienza di viaggio in elettrico comunque sostenibile, che non sia solo in autostrada o in certi punti, ma che sia veramente da casa, door to door, dicono gli inglesi, cioè da porta a porta, cioè da casa quando si accende o quando si spegne, ci si mette in movimento quando ci si ferma, insomma.